Ciao, sono Viviana Montalto, proprietaria della libreria Doralice. Cos'è Doralice e cosa offre? Doralice è una libreria indipendente, ci tengo a dirlo perché vuol dire che è frutto proprio di tutte le nostre energie e di tutte le nostre scelte. Puoi trovarci libri bestseller dalla chicca invece della casa editrice indipendente, libri in lingua originale per chi vuole sperimentarsi un po' con le lingue e soprattutto ha un grande reparto dedicato ai bimbi, la parte che più mi piace sostanzialmente. Oltre la vendita pura e semplice dei libri, abbiamo una serie di attività che proponiamo ai nostri clienti, sia per adulti che per bambini. Per adulti, quasi sempre in collaborazione con l'Associazione Messinese Terremoti di Carta, proponiamo incontri di lettura e scrittura creativa e consapevole, presentazioni di libri con autori, gruppo di lettura che mensilmente si può riunire chiacchierando di uno o di quell'altro autore. Per bambini, diciamo, le attività sono un pochino più varie perché facciamo teatro per bimbi, letture animate, laboratori creativi, danze educative in collaborazione con Danzarte, Maria Grazia Pafumi e Stefania Begora, che sono, diciamo, le animatrici resident di Doralice, fanno delle cose bellissime. Quanto è importante investire in cultura? Devi crederci, veramente è investire nel futuro, un inguaribile ottimismo, tant'è che da qualche mese insieme a Manuela Caruso e Venera Leto abbiamo rilevato il caffè letterario con la Pesce, perché comunque la gente recepisce il messaggio. Vero, i dati sui lettori non sono confortantissimi in Italia, in Sicilia men che meno. Ma bisogna crederci. In un'era dove smartphone, tablet e Kindle sono alla portata di tutti, i libri riescono ancora a sopravvivere? La carta riesce a suscitare ancora emozioni? Guarda, questa è una domanda che mi fecero anche quando ho aperto 7 anni fa. La verità è che ancora siamo aperti e che altre librerie in città stanno aprendo. L'oggetto libro suscita sempre quell'emozione, l'odore della carta, lo sfogliarlo, il leggere fino a che ce la fai e dire ok, mi manca solo questo. Con un Kindle non lo puoi fare. I miei clienti entrano e dicono che buon odore, che buon profumo di carta. E quindi credo di sì, le emozioni le suscita ancora sicuramente.